ci credeva. Non ci credevo che eravamo in diretta già. Bene. Io sto montando la nonna Paola. Io non riesco ad andare in diretta su. Ok, ci come sono. Mai? Come mai? Ci sono. Non fai così. E anche oggi siamo in diretta con voi. Allora, siamo pazze, siamo pazze. Volevo fare così. E anche oggi siamo in diretta. Lo facciamo adesso. Con voi. Allora, 1, 2, 3, via. E anche oggi siamo in diretta con voi. Via. Condividete perché siamo pazze. Buon pomeriggio, Nanda. Buon pomeriggio, Sabrina. Buon pomeriggio, Francesca. Ciao, da Elena e Francesca. Ciao, Elena. Ciao, benvenute. Che cos'è questa roba? Cos'è questa? Oggi volevo darvi un'idea per fare un piatto della domenica. Lo sapevo già. Pasta fresca, ripiena. Sofia, ci dici tu di che cosa sarà ripieno? Allora, certo. Allora, intanto vado a salutare David. Ciao, buon pomeriggio, cosa fate di buono? Oggi faremo la pasta fresca. La pasta fresca. La pasta fresca, la pasta fresca per domani che è domenica. Lo sapete tutti. Allora, qui ho fatto, guardate che aglio ho messo, è gigantesco. Allora, ho messo a soffriggere dell'olio e dell'aglio in una padella abbastanza capiente e siccome avevo in avanzo del pane secco, che cosa ho fatto? L'ho frullato nel mixer e poi l'ho messo a tostare perché andremo a condire i nostri fazzoletti di pasta fresca ripieni di verdure con questo croccantino di pane. Che ne pensate? Ciao la Franci, buon pomeriggio! Bellissimo. E ora ciao Cristina che ci fa un muah, muah. E ciao Simona, ciao! Allora, l'aglio l'ho buttato, perché altrimenti poi... Vai. Tanto capita sempre papà, quindi... Ecco! Ciao Cristina, ciao ragazze, ciao Nicola, ciao ragazze! Ciao Roselli, buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Rosselli. Allora, stavo dicendo, per il ripieno avremo bisogno della bieta, ma se voi non avete la bieta, vanno bene degli spinaci o... Non so, i broccoli per la verdura, va bene, basta che sia verdura. La verdura almeno, Elena, la mangi pure tu, la verdura, che ne Elena, dici? Ciao Elena, ciao, ciao Max, ciao Rita e ciao Piera. Poi ci servirà del formaggio spalmabile, ciao Nicola. Ma se non l'avete potete mettere della ricotta. Ciao Palma, ciao Teresa. E poi del formaggio grattugiato. E un uovo, non si vede ma... E mettiamo anche un po' di sale. E un po' di sale, certo. Ciao Anna, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Mettiamo un po' di sale? Certo. Ora ci servirà un cucchiaio, che vabbè qua. Metti anche il formaggio. Mettiamo ora il formaggio spalmabile. Ciao Francesca Maria, ciao Tina. Ho postato una foto sul gruppo. Serve un tuo lievito madre per fare... Per favore, aiuto. Dobbiamo fare lievito madre? Ciao Maria. Ti aiutiamo, tranquilla. Maria, ciao da Roma. Vincenza, ciao. Belle, grazie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E Teresa, complimenti, che bello. Grembiulino, che a Sofia siete bravissima. Sì. Grazie. Allora, Sofia oggi cucina. Vado a mettere il formaggio spalmabile nella nostra verdura. Ciao Giovanna, ciao Niki. Bella Sofia, grazie. Anna, ciao, siete bravissime. Carmela, ciao. Bellezza, che cosa preparate? Brava Sofì, la Franci. Via la mia macchinetta. Ciao, sempre. Bellissima. Giusy, ciao. Allora, stiamo preparando della pasta fresca, ecco. Sì. Il ripieno della nostra pasta fresca, i nostri fazzoletti. Sì, faremo dei fazzoletti ripieni con bieta, formaggio spalmabile, parmigiano. Vado io verso, ne metto un bel po'. Ciao Angela! E un uovo. Enza, abbiamo la stessa cucina. Pina, buon pomeriggio. Bene. Annunzita, ragazzi, quando si cucina i capelli si legano. Sì, hai ragione. Sofia, dovevamo legare i capelli. Io ho fatto del mio meglio. Li abbiamo legati solo sopra, solo sopra. Ciao Carmela, ciao Gianna, buon pomeriggio, Sofia. Io e Tina. Aiuto, ciao Giusy. Benvenute, benvenute, benvenute. Abbiamo anche gli amici di Facebook e gli amici di Instagram. Certo. Ciao Paola, ciao Gianna, buon pomeriggio, Sofia e Tina. Mi sa che già l'avevo letto, scusami Gianna, però ciao Gianna. Angela, ciao, siete bellissime, grazie. Grazie. Allora, grazie. Siete molto carine, grazie. Mi sento più alta da ieri, sai? È vero? Come mai? E poi non ho, cioè, sono in ciabatte, cioè. Allora, questo lo togliamo. Sono in ciabatte. Ripetiamo gli ingredienti. Ripetiamo gli ingredienti. Allora, per la pasta fresca abbiamo messo 3 uova intere, 3 etti di farina.
di grano duro o zero, scegliete voi, io a volte la mischio anche, quindi. Poi la impastiamo e la lasciamo riposare mezz'ora nella pellicola, dopodiché è un po' più, meno nervosa, no? Quindi si lavora meglio. Poi che cosa facciamo? Poi stiamo facendo il ripieno dei nostri fazzoletti. Allora ci servirà la bieta, della verdura bieta, ma se voi non avete la bieta potete usare gli spinaci, sì, broccoli, ogni tipo di verdura. Elena mangia la verdura, che è buona. Tutti i bambini, su, mangiamo la verdura perché fa bene. Ora ci fa mettiamo forti un po' di formaggio spalmabile e poi il formaggio grattugiato. Di formaggio spalmabile. Formaggio grattugiato e un uovo. Ilaria, Caterina, buon pomeriggio. Ilaria, che carine che siete, complimenti alla mamma che ha trovato un modo per coinvolgere la piccola. Sì, sì. Teresa, oggi oltre a fare tanti compiti, cuciniamo anche, sì. Sì, dai che ce la possiamo oggi, fare. Oggi ha fatto, aspetta, Teresa sì, ha fatto i biscotti al gelato, ma non sa postare la foto. Ah, allora puoi mandarmela su Tina in Cucina che poi la posto io, se vuoi. Tranquilla, nei messaggi mi invii la foto, tranquilla. Tanto basta, se ce l'hai salvata la foto sul telefono, basta condividerla sul gruppo. Sul gruppo. Ogni tanto vado di fretta e sbaglio con le parole. Ciao Tina, inviamela, la faccio io. Grazie comunque. Buon pomeriggio Enza e poi Russelli. Buon pomeriggio, un abbraccio. Lina, buon pomeriggio. Francesca, mua, mua, mua. Carmela, buon pomeriggio. E Antonio, cosa facciamo di buono oggi? Vi saluto. Allora, oggi facciamo i come ho detto, i fazzoletti li ho voluti chiamare. Ciao Tina Sofia, ciao. I fazzoletti di pasta ripiena. Però io dovrei ottenere un quadrato perfetto. Ora, se la geometria non è... Posso dirti una cosa? Dimmi. Giussi ha fatto il suo primo rinfresco di lievito madre. Brava. E l'ha chiamato Sofì. Ma no, che onore. Aspetta, non so se sono io però, È Sofia, la mia Sofì. Allora, ciao Rita, troppo simpatica, Sofì, grazie. Katiuscia, ciao, troppo brave, buon pomeriggio. Grazie. Tanti commenti, buon pomeriggio. Pomeriggio, che bello quando si fanno le cose insieme, grazie, sì. Gerardo, complimenti, ciao belle ragazze. Ah, scusa, che complicità, scusami tanto. Sì, Gerardo. Sì, sì. Ciao Annalisa, poi abbiamo Laura, no aspetta, io mamma, io non vedo perché... Luana, non vedo niente perché fa tutto. Allora, oggi ho fatto i gelati, sono buonissimi! Sono wow! buonissimi! La prossima volta, pensa, prenderemo lo stesso biscotto, ma faremo un gelato alla crema pasticcera. Mamma, sei dolcissima, dice no. Piera. Oh, grazie! Pietro, dimmi la ricetta, Sofia, della felicità. La ricetta della felicità. Essere sempre, come dire, felici in ogni occasione. Se ti cade un barattolo di vetro, ridi, ridi sempre, anche se ti prendono per matto, ridi così. Mamma, sei pazza. Oh mamma mia. Sì sì, io faccio il tuo onore. Grazie. Oh, ma l'ha chiamato, male. Chiamato il mio onore. Ma grazie. Grazie. Liliana, grazie. Ciao belle. Maria, vi mando anche io qualche foto di ravioli. Sì. Bene, sì. bene. Perché io e mamma avevo pensato appunto di fare i ravioli, però ci stiamo ancora lavorando. Ma chi io vota sai, per fare i ravioli? Ho voluto chiamare i fazzoletti questa volta, così per cambiare un po'. Certo. Perché quando noi... Ciao Angela. Andiamo ad allestire la tavola, no? Mettiamo anche i fazzoletti per i tovaglioli, no? E adesso vi faccio vedere. Quindi mi era venuta questa idea, io poi ogni tanto sono estrosa. Facciamo vedere il nostro ripieno? Allora, il ripieno è con le verdurine. Giuseppe ci sta guardando! Giusy nostro? Giusy nostro! Il mio nipotino e il nipotino, mio cugino, grande, lo tengo stretto. Allora, ciao Giussi, Anna. Giussi, un bacio. Allora, io l'ho mischiato, adesso sai che faccio? Voglio insegnare agli amici nostri, se non hanno la sacca poche, io l'ho messa, tipo io adesso ho finito la sacca poche, cioè non ne ho più. Voi prendete le bustine, quelle del surgelatore, ok, e le andiamo a riempire. Annalisa, oggi sto rinfrescando sto rifacendo il pane e sto provando per la prima volta le frise. Le friselle. Ah, sì. Frise c'è scritto. Le frise, sì, frise. Spero bene, speriamo bene. Ma certo, bene. Se utilizzi per bene la mia ricetta, le dosi esatte, guarda, ti verranno benissimo. Luana,
Siete fantastiche, grazie. Grazie, troppo. Claudia, gentile. Ciao. Allora, attenta perché adesso io tu non hai la sacca a posce. Le ho finite, cara Sofia. E allora, possiamo anche farlo con un cucchiaino, però volevo dare ma noi vogliamo un'idea dire ai nostri amici. Ma noi vogliamo fare pasticci, è questo che vogliamo fare. Ma sì, ma certo. Allora, una volta che abbiamo disteso la nostra pasta, in quadrati, diciamo, guarda come si fa. Allora, io intanto leggo i commenti. Carolina, sì. Buon pomeriggio ragazze, ho fatto i trallini. I tarallini. Ah, come trallini. Sono i tarallini? Creano dipendenza. Lo so. Carmela, che bella Sofia con il grembiulino. Oh, grazie. Non ho rotto bene? Sì, ho rotto bene. Ok. No, aspetta. Allora, adesso dobbiamo prendere i nostri quadrati. Ciao Giovanna, brava, aspetta. Grazie. Allora, oggi dobbiamo fare un casino. Ce la possiamo fare. Un casino, no. Dai, facciamo un casino. No. Li andiamo a farci, ecco, ho fatto doppio buco, ma non fa niente. E poi... Aspetta. Mi stai facendo venire fame. Sì, lo so. Prendiamo a triangolino. Elena oggi ha preparato il pane siciliano, vi faremo vedere quanto sarà pronto. Quando sarà sì, pronto. Sì, sì, sì. Le sì. Mafalde, ma... buone le mafalde. O no, è un altro tipo forse. È il pane siciliano. Sì, lo so, perché io conosco le mafalde. Che sono sembrano i ravioli, mamma. Sì, sembrano i ravioli, ma io ma aspetta, forse ne ho messo troppo. Sembra, ma non è, sembra darti male. L'allegria. Io infatti stamattina quando mi sono alzata, perché avevo la video lezione alle 11, ecco, dei fazzoletti, ho visto Pollon. Di pasta, ok? Così. Da quanto tempo che non vedevo Pollon? Pollon, tipo, non lo vedevo da, non so, un anno? Ma bellissimo adesso, mamma però... mia. Perché l'avevano finito un attimo di trasmettere, io tipo sì. Con le lacrime. Allora perché... facciamo così, amici di Instagram e amici di Facebook. Flora, ciao, sono appena entrata nella diretta. Anche Sofia tranquilla. Oggi è il grembiule. Sì, 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 sì. Siete carissime, brave, come sempre un saluto. Dopo dalla la storia Puglia. Dei romani, noi stiamo facendo i fazzoletti di pasta fresca. Francesca, la pagnotta di un chilo solo di semola. Allora, io a volte... allora, diciamo, noi siamo in tre, diciamo, a casa, quindi con tre etti di farina io me la cavo. Ciao Giuseppe! Quindi faccio a volte 150 grammi di farina tipo zero. Buone. E 150 grammi di semola. Però se tu vuoi mettere tutta semola, non succede nulla, o hai solo la zero, tranquilla, vai pure. Tre uova intere, tre etti di farina, un pizzico di sale, impasti e lasci mezz'ora la pasta riposare coperta dalla buon pellicola. Pomeriggio. Dopodiché la andiamo a stendere. Ciao, io utilizzo sempre la mia amatissima nonna papera per via del mio tunnel, ma tunnel non l'avrei vinta. Buon pomeriggio Daniela, buon pomeriggio Vincenza, buone le mafalde, ciao sì, Katia. Sì. Poi The Amon... Kronos ci scrive brave, grazie. Grazie. Ecco, allora. Io avevo tagliato la verdurina, ma forse avrei dovuto insistere un po' di più, però perché è un po' filamentosa. Voi potete anche frullarla. Allora, Francesca dice: "No, è quella siciliana che ha preparato Elena." Allora non hai capito, mamma. Non ho capito. Scusami. Perfetto. Giovanna, qui in Piemonte li chiamiamo Pensotti. Pensotti. Panzotti. Panzotti, e infatti. Nicoletta, fanno... ciao dalla Sardegna, Daniela, ciao belli, un bacione, siete bravissime, grazie. Un bacione. Condividete, voi, grazie. Condividete, condividete. E ora io dico una cosa. Siamo diventati internazionali, condivideteci, grazie. Angie belle, grazie. E volevo dirvi una cosa, seguiteci sì. Su TikTok. In pratica io ho bucato due volte la busta, adesso mi esce da destra e a sinistra. Sì. Allora, pazienza. Stavo dicendo, seguiteci su TikTok chiocciola Tina Pigna, su Instagram chiocciola Pignatina, su Facebook, non me lo ricordo mai. Dai, ce la puoi fare. Tina in cucina. Ciao Daniela. E poi? E poi, taradarada, su YouTube, Tina Pigna, e sull'uccellino, come che si chiama? Twitter. Tina Pigna. Sì. Daniela, ciao piccola, grazie. Del Conte, ma Rosy, ma se aggiunge l'uovo, certo. Allora, io lo aggiungo l'uovo perché mi compatta meglio la pasta. Ok, così è Francesca, più. Allora Elena oggi ha preparato la pagnotta siciliana tutta semola. Ma ok. Tutta semola, sai che bontà. Brava, bravissima Elena, bravissima. Fai anche questa ricetta che è veramente molto buona. Bravissime, bravissimi bambini. E cucinate poi, con le vostre mamme, con poi, i vostri papà. Mettete sul gruppo Tina in cucina. Sì, iscrivetevi al gruppo Facebook Tina in cucina. Siamo noi e vogliamo vedere le vostre ricette. Sì. Allora, Katiuscia, io da buona sicula, sì. C'è la Mafalda, ci sono anche i giammellini. Ah, non conosco, come si chiamano? Ma che stai facendo, mamma? Ascolta, ho fatto due, in pratica buchi. Sì, due buchi. Vuoi un cucchiaio? Succede, ma ormai l'ho messo già nella sacca poche.
fa niente. Allora, Leo, Daniela come? Cosa? Allora, ascolta. Daniela, chi chiama piccola? Chi chiami piccola? Che cosa? Non, forse no, sopra non... ci siamo persi un commento. Aspetta, vado a rivedere. No. Ecco, qua un altro... Vabbè. Poi, Leo... io... No, mi dispiace, io non leggo queste... No, non riesco a... Che c'è scritto? Give me skin. Give me... No, mi dispiace, io non lo riesco a leggere perché... Non conosco tutte le lingue del mondo. Sofia. Benvenuto, Leo, benvenuto. Give me a skinny nana. Nana. Allora. Ciao a tutti. Allora, stiamo facendo. Stefania, ciao da Como. Vai. Benvenuti. Ciao Stefania. Daniela, se sei così brava da piccola, figurati da grande. Sono brava, grazie. Pablo, un abbraccio d'Argentina, dall'Argentina. Loredana, ciao, fate i ravioli, facciamo i fazzoletti. Allora, sono dei fazzoletti ripieni con bieta, un uovo, a bieta abbiamo messo circa 250 grammi, un uovo intero, sale, 2-3 cucchiai di piano, formaggio spalmabile. Si fa così, Poi un po' di sale, l'ho detto, e andiamo a farcire la nostra pasta fresca all'uovo, fatta con 3 etti di farina, 3 uova intere, un pizzico di sale. Posso farne uno? Sì, amore. Allora, guarda, adesso stendo la pasta di nuovo. Intanto, Assunta, buon pomeriggio, sì. Cosa fate di buono? L'abbiamo appena detto. Allora, i fazzoletti di pasta fresca ripieni di verdure. Perfetto. Soltanto che io volevo, allora, anziché condire sempre la nostra pasta colorata con il sugo, avevo pensato di condire i nostri... Allora, visto così non è un gran bel... No, voglio fare... Allora, avevo pensato di ripassare dopo la cottura, dopo aver bollito i nostri ravioli, i nostri fazzoletti. Ciao Lucia! Benvenuti. Di ripassare, scolarli dalla pasta e condirli poi con burro sciolto, fuso in padella, o un burro anche chiarificato, e poi degli aghi di rosmarino e del pane tostato, che io ho ripassato il pane che avevo in avanzo, l'ho frullato nel mixer. Che cosa ho fatto? L'ho ripassato in padella ed è diventato così bruschettato, con degli aghi di rosmarino, dell'olio e un aglio intero. Giovanna, quindi, da come? Voi immaginate, i ravioli sbollentati, poi scolati dall'acqua, messi in questa padella con del burro fuso, aghi di rosmarino e il pane, avrete la croccantezza e la morbidezza del raviolo. Io penso che sia il top, voglio dire, provate, e può essere un buon primo piatto per la domenica. Ciao Rosalia, il tuo nome? Il mio nome è Sofia, il suo è Tina. Tina. Aiuto. Un bel grembiule, grazie. Sì. Lucia, buon pomeriggio carissima, ciao Sofia, sei stupenda, grazie. Daniela, ciao da Gianre, Catania. Giovanni, benvenuti. Ciao da Como, ti assomiglia tua figlia. Grazie, ecco adesso, vabbè, non conoscono il papà, mio marito, però è uguale al marito. Uno però... sfida uno, gusto, bella ciao. Lei si arrabbia quando dicono che è uguale a me. Sembrate due sorelle. Grazie. Ha preso il complimento. Grazie, Vale, tacce. Ciao dalla Puglia. Benvenuti, sì, amici pugliesi. Assunta, bravissimi. Io ho fatto il pane di semola e le mantovane stanno lievitando i maritozzi. Così adesso vi seguo. Conosco anche le mantovane. Ciao Piera, un test di aglio. Una testa di aglio. Sì, una testa di aglio. Paolo, ciao. In questa casa stiamo tutto bene. Un saluto a tutto Sorrento. Bello, da Sorrento. Giovanna, scusami, Giovanna, come ti chiami, bella ragazzina? Io mi chiamo Sofia. Sofia. Grazia, scusate che non vedo. Allora, mamma, mi ha mischiato la tua, non vedi. Ti ho mischiato. Ci aggiungerei sì, dei pomodori secchi, perfetto. Bene, voi dovete anche, ecco, io vi do un'idea, però voi siete molto più bravi di me, quindi, cioè, quello che volete mettete, anzi, ci stanno pure bene i pomodori secchi. Teresa, sì. Ciao Teresa, dalla Serbia, Calabria. L'avrei fatto. Giovanni, non so che cosa ci sia scritto. Aspetta.
Buon pomeriggio ragazzi, un saluto da... No, Molfetta. Qui, beh, vabbè. Giovanni. Scrive da Londra, Giovanni. Ah, però è tedesco. Ci scrive da... Ciao da Napoli. Ciao, un bel abbraccio a tutti. Allora, lo diciamo ciao, in Rita. Lingue. E auf Deutsch, willkommen. In English, welcome. Francese. Francese, aiuto, aiuto. Chiedo aiuto ai miei zii francesi. Ah! Benvenuto in francese. In spagnolo non ho studiato. Ciao, siete bravissimi. Sofia, quanti anni hai? Francesca, io ho 10 anni e mezzo. Eh sì. E sono bassa. Ma non è vero. Ma è vero. È la mamma. Io mi sento bassa. Più alta di ieri. Oh, Francesca, ma solo ti trovo antipatica piccola? Eh? Ah, va bene. Non ho capito. Vabbè, niente. Laura, ciao dalla Sardegna, ciao. Dalla Svizzera c'è qualcuno, ciao ragazze. Ah, Edith. Ciao, benvenuti. Rosina, bonjour. Linda, ciao from King... Cinque. Chicago. Chicago. Welcome. Maddalena, welcome. Ciao, benissimo. Leo, sì, gracias. Grazie. Sì, spagnolo. Sì, certo, sì. Benvenuto. Bienvenidos in spagnolo. Oh. Bienvenidos. Benvenuto, benvenuto. Ciao ragazzi, ciao Eleonora. Scusate, ma sono una frana. Va bene. Me ne rendo conto, sto zitta. Posso farne uno sì, io? Sì, allora, guarda, allora. Te lo metto io in ripieno. Grazie, forse meglio. Prego. Basta, 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 aspetta, basta. Aspetta. Ah, un moment bit. Un po' di tedesco lo mastico, poco poco. Allora. Ti ripeto. Vai, chiudi. Daniela, Sofia, di alla mamma che dovrebbe scrivere un libro. Ci avevamo già pensato. Aspettiamo il momento giusto, diciamo così. E diciamo sempre diciamo così. Ah! Diciamo. Ciao a tutti, ciao Daniela, Sofia, di alla mamma. Oh, che deve... Ma ci lavoreremo, ci lavoreremo. Luzia, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Luzia. Buon pomeriggio. Lo acquistereste il libro... Il, diciamo... Caterina, ciao belle, è venuta buonissima la pizza. Se facessi un libro, lo acquistereste? La pizza è venuta bene, di Caterina. Vincenza, bene. Alcuni commenti, ma io non rispondere. Rispondo. Allora, noi ci divertiamo e facciamo sempre, stiamo facendo i nostri fagioletti, che ho fatto? Oh, scusami. I nostri fagioletti di pasta, li fate allora, vi piacciono? A me piace un sacco. Se non avete le verdure, tranquilli, ecco, giusto per darvi un'idea, avevo le verdurine. Sì. Potete anche fare formaggio oppure ricotta e prosciutto cotto o mortadella, frullate tutto, cioè sarà buonissimo, uguale, eh? Tina, guarda, devi andare a Masterchef. Dici? Rosa, ti adoro Sofia, grazie. Tiziana, ciao bellissime dalle grotte di Pertona. Da dove ci scrive? Aspetta, scusa. Benvenuti, okay. Benvenuti. Benvenuta. Da che parte? Francesca, d'Italia? Quanti anni hai? Sofi, quanti anni hai? Io ho 8. Io ne ho 10 e mezzo. 10 e mezzo. Antonella, Sofia. Un bel cuore che abbraccia. Leo, mi dispiace ma non riesco, cioè non capisco che cosa ci sia scritto. Rosia, Sofia, top chef, grazie. Poi, Anna, cosa fate di buono? E Daniela, certo sì. Ok, Maria, ripete la ricetta, grazie, perfetto. Allora. Vai, ripetiamo la ricetta. Faccio io? Ci siamo incantati. Allora, per fare la pasta fatta in casa fresca, questa. Avete bisogno di 3 etti di farina, 3 uova intere e un pizzico di sale. Impastate e lasciate riposare avvolto nella pellicola per 30 minuti circa. Così la pasta è meno nervosa e si lavora meglio. Poi che cosa fate? La andate a stendere. Se voi siete bravi col mattarello, fatelo col mattarello. Altrimenti io sto utilizzando la nonna papera, perché purtroppo, ormai mi conoscete, ho un problemino alla piccola manina e quindi mi aiuta la nonna papera. Però si può fare al mattarello. Poi che cos'altro? No, Sofia. Per il ripieno invece abbiamo messo delle bietoline ripassate in padella, oppure le potete anche sbollentare tranquilli. Ciao Maddalena! Circa 250 grammi di verdurine, ciao Maria. Verdurine tagliuzzate. Poi ci andiamo a mettere 2 o 3 cucchiai di formaggio, quello spalmabile, ma se non ce l'avete mettete la ricotta, un pizzico di sale, un uovo intero e poi basta. Comprerei il libro, Daniela, ci scrive. Oh, grazie, grazie mille. E poi ciao. Amalgamate il tutto, ecco, se avete una sacca a poche meglio, io l'avevo terminata e ho preso una busta quella per il congelatore. Fate no? Solamente un buco. Se no, col cucchiaino, tranquilli. Allora, ritagliate dalla vostra pasta dei quadrati, li andrete poi a farcire come faccio io. Aiuto.
E poi chiudiamo così a fazzoletto, ecco perché l'ho chiamato fazzoletto. Sofia, ti piacciono così? Sì. Leo. Sofia mangia tutto. Va bene, grazie Leo. Allora. Buon pomeriggio Maria. Così. Poi li andiamo a sbollentare. Allora, volevo dire una cosa, Sofia, permettimi di dire questa cosa. Vai, quando noi lavoriamo la pasta fresca e la andiamo a cuocere subito, tipo adesso sono le 5, è fresca, no? Io la andrò a cuocere verso le 19:30, 20 di questa sera. Quando salirà a galla sarà pronta. Se voi però li preparate prima, quindi li volete mangiare per domani, fate una cosa, vi consiglio ovviamente di fare questa operazione. Li andate a sbianchire, nel senso, li andate a sbollentare per meno di un minuto, giusto una calata, un'alzata si dice, nell'acqua bollente, poi li mettete ad asciugare su un canovaccio e ci mettete, quando avete finito, li mettete tutti in una ciotola con un filo d'olio, amalgamate e conservate nel frigorifero fino a domani. E quindi gli avrete dato una cottura breve, ma che non si attacchino, perché se li lasciate così rischiate che il vostro ripieno bagna la pasta e si buca tutto. Tiziana comprerebbe di sicuro un'enciclopedia. Addirittura, no, non sono così brava. Vanno bene gli spinaci. Ancora molte, molte cose che devo fare. Piero non ha la nonna papera. No, sto zitta. Perché se non è la nonna papera va bene lo stesso. Sì. Sto zitta. Tu. Ok, prendi il mattarello, stendi, se non hai il mattarello, problema. Il mattarello bisogna averlo, come una bottiglia. Se non abbiamo il mattarello, la mia nonna, sai che cosa faceva? E se non ha la bottiglia? Aveva una bottiglia di vetro, rotonda, e utilizzava quella per fare tipo quelle frittelle che a me piacciono tanto e sono di origine ischitana, se non sbaglio, i scauratielli, quelli là proprio che si friga una pasta sciufritta e poi col miele sopra, che sono buonissimi. La mia nonna li stendeva con una bottiglia di vetro anziché il mattarello. Io mi ricordo questo da piccola, ho dei ricordi, quindi vi ho dato un'altra idea. Le nostre nonne hanno sempre l'asso nella mano. Io compro il tuo libro se lo scrivi. Ti scrivo da Viareggio. Sofia, sei bellissima. Benvenuta. Ciao, grazie. Grazie di cuore, grazie. Veramente. Grazie, Maddalena. Grazie. Noi, come dire, vi teniamo compagnia e se questo lo accettate, noi vi vogliamo certo, bene. Ma certo. Andate a vedere YouTube, Tina Pigna. Cioè, andate su YouTube a dare un'occhiata. Ma certo. Perché non legare i capelli? Allora calmi. Allora, noi sappiamo che in cucina si sta con i capelli. C'ho la mano verdurosa. Ciao Maria, spinaci ricotta vanno bene. Certo che vanno bene. Perché se, allora, Sì, devo dire io. Questa cosa la devo dire io. Vai. Se non hai la bieta, usa gli spinaci. Se non hai il formaggio spalmabile, usa la ricotta. Quindi Piera, sì. Ci do il mattarello, grazie Sofia, bene, prego. Anna, Sofia, sei un amore, grazie. Ciao da Milano. Benvenuti. Elvira Torino. Ok. Da Torino. Sonia, perché non attaccarsi si mette... Aspetta, perché? Non attaccarsi si mette la semola fine? Sì, per non attaccare si utilizza anche la semola, ecco perché io... Ecco perché io... La rotella, mamma, la rotella numero... Hai fatto il numero? Allora, io sto facendo numero 9, sottilissima. Per Giuseppina? Sì. E 1, 2, 3... Ora, Samantha, in cucina ti devi sempre adattare, ecco, bravissima. Sì, brava, questa è una cosa... Samantha, bravissime, grazie. Sì, anche noi molto spesso... Sì, ci adatta, poi... Mi piace il mio smalto. Oh, ho cambiato stile. Sì. Qualcosa dobbiamo fare. Comunque, ecco, questi nostri ravioli, volevo dire... Cuoricino. Lorenzo, cuoricino. Li andremo a condire con burro, un po' di rosmarino, o se avete anche la... Io perché adesso non ce l'ho. La salvia, burro e salvia è la morte sua. Cotto e mangiato. E poi delle bricioline di pane, perché danno la croccantezza al nostro piatto. Quindi voi li sbollentate e poi li ripassate in padella con burro, rosmarino o burro e salvia e questo pane. Samantha, ciao da Fabriano. Ciao da Fabriano. Romana, ciao da Taranto. Ci siamo state, Fabriano. ciao a Taranto. Benvenuti. Ciao, cotto e mangiato. Ciao Lorenzo. Sì, noi proprio cotto e mangiato. Questa sera abbiamo questi raviolini. Poi, se non ci va... Li possiamo fare domani a pranzo, vi ho detto come. Li possiamo sbollentare leggermente, un pochino. Solo 8 hai fatto? Eh? La rotella. Sì, ho fatto direttamente 8.
Ciao, ciao Gina, ciao. Ciao. Ti sei collegata ora, ciao. Ecco qui. Come le condiamo, Anna? Allora, io li condirò con burro e rosmarino, ma se voi avete la salvia meglio, io perché non ce l'ho, però sarebbe proprio la morte sua, la morte loro, anzi, plurale. Allora, burro e rosmarino e poi sopra alla fine una, diciamo... Mollica, si dice atturrata. Com'è? Allora, mollica atturrata, si dice in Sicilia, vedi? Vincenza. Antonietta, ciao bravissime. Adriana, siete bellissime, grazie. Ma ci sono rimasta stupita. Atturrata. Ma, sì, così si dice, vedi? Ecco, loro poi hanno uno spaghetto buonissimo con, fatto con la mollichina quella lì, no? Sì, anche a quello mi sono ispirata. Wow, ok, perfetto. Ecco. Ciao Maria, buon pomeriggio carissime, Romana, bacioni a tutti. E quindi possiamo sbizzarrirci proprio in cucina. Dire che è una ricetta veramente molto buona. Come sono venuti i gelati? Li avete fatti? Buoni. Allora, io ieri sera l'ho mangiato, sono rimasta stupita. Io l'ho mangiato, E tu dovevi fare la dieta, Ma vabbè, dai, la prossima volta. Dici, vabbè, dai, domani. Ma non potevo. Ma domani è domenica. Ma domani c'è la quarantena. Ma dopo domani. Vabbè, mi hai scoperto, adesso non mi devi ridere davanti a te. Di dove siete? Noi siamo di origine. Allora, lei è di origine beneventana, sono campana, però viviamo in Umbria. Siamo collegati da Bastia Umbra. Buona continuazione, grazie che ti mangiato. Grazie. Perfetto. Allora, devo dire una cosa per me. Cioè, questa ricetta mi sta già facendo venire. Lo so, ti piace. Non ho ancora fatto merenda, ma di sicuro dopo farà merenda con qualcosa che hai fatto tu. Il gelato. Io vado a mangiare il gelato. Io sai che faccio? Io mangio proprio il gelato. Sì. Però quello che hai fatto tu, Certo. Ciao! Per ora ci accontentiamo di quello fatto in casa. Ma quale dieta sta bene così? Vi ringrazio, così. Non si vede, ma ci sono. Vi ringrazio. Più che altro è perché stare chiusi in casa, non camminare, non... Ecco, però passerà, dai, Daniela, passerà. Mi sono piaciuti i biscotti che avete fatto ieri, i biscotti? Allora, ieri abbiamo fatto i biscotti gelato e io l'ho mangiato, infatti ho postato anche le ricette. L'hai mangiato tu? Sì, l'abbiamo mangiato noi! Anche noi, sì. Però erano buonissime e adesso abbiamo promesso ai nostri amici che li faremo con il gelato fatto in casa. Intendo gelato proprio facendo una base di... No, proprio il gelato! Sì, perché il gelato si può fare anche in casa, quindi se per voi va bene avrete bisogno delle uova, zucchero, perché è come la crema pasticcera, e poi andremo sul gas a cuocere. Sì, noi avevamo detto però che facevamo il sorbetto limone. Anche il sorbetto. Quindi domani, se volete... Devo comprare le limone però, perché ho le arance. Va bene, faremo il sorbetto al limone, perché Sofia vuole il sorbetto al limone, quindi faremo il sorbetto al limone. Sì, va ma bene. Se avete l'arancia, allora domani ci vediamo con lo spunti Sofi. Ciao! Sì. Allora, bene, domani ci vediamo con lo spunti. Noi vi aspettiamo sempre su Tina in Cucina, sul gruppo Tina in Cucina, su YouTube Tina Pigna, su Instagram chiocciola Pignatina. E io continuo a fare i ravioli. Hai detto su TikTok? TikTok chiocciola Tina Pigna. Perfetto, bravo. Invece Instagram è il contrario. Chiocciola Pignatina. Bene, Tina sta sempre in mezzo, insomma, come il prezzemolo. E bene. Su Facebook Tina in cucina. Iscrivetevi al nostro... Diamo il benvenuto anche ai nuovi arrivati, ai nostri nuovi amici che sono arrivati sulla pagina. Allora, benvenuti e volevo dire un attimo un'altra cosa. Sì, dimmi. Domani. Allora, domani faremo lo spunti Sofi, come ho appena detto, e sì. Mi sono scordata. Voi dovete iscrivervi al gruppo Tina in cucina. Sì. Di Facebook. Lei ci tiene. Grazie per la compagnia. E anche domani. Sì, ci vediamo domani. E buon sabato sera, perché oggi è sabato, sembra... Domenica. Ieri mi sembrava domenica, invece non era domenica, allora ho detto bene. Perché niente lezioni sono online. Impazzita. Perché niente lezioni online. Ecco. E perché... Va bene, tralasciamo il tuo commento e ci vediamo domani sempre alle 16:30 se volete stare ancora in nostra compagnia. Domani ci sarete certo con lo spunti Sofi. Sì, non vi abbandoniamo, tranquilli. Ciao. Allora, un bacio e ci vediamo domani. Buona continuazione. Grazie, io devo lavorare adesso. E tu libro di storia. Certo. Con i romani, mi raccomando, studiate. Ciao. Chiudi tu Instagram? No, io chiudo il Ciao amici di Facebook e Instagram.
iscrivetevi.